Macello, ho preso il primo mezzo disponibile e adesso arriviamo a Vallo di Nera, dove si sta svolgendo la 19esima edizione di Fior di Cacio. Vai Leonardo! E far l'amore in mezzo e tra. A far l'amore. Ecco lo scrigno segreto di Fabrizio. Allora, dopo il primo sale, passaggio, questo quanti giorni ha? 5 giorni più o meno. Sì. 5 giorni? Appena tolto dal sale. Ah, ok. Ma quindi la tua stagionatura, la stagionatura dei tuoi formaggi più lunga, quanti mesi è? 40 giorni. Non 40 giorni. Che cosa posso fare per guadagnarmi adesso questo formaggio che devo ancora assaggiare, eh? Girarlo, perché va girato sempre, tutti i giorni. Guarda. I pori pastori, chi vuole ricotta, chi ha fatto il caciotta, gli vengo a portare. Scusate, scusate, ma prego. Ma questa è la ricotta salata Presidio Slow Food, ricotta famosa? Ricotta salata della Vallerina. Oh, ma senta, come si chiama intanto lei? Io Renzo Fantucci. Come ti chiami? Eros. Eros, io qui vedo dei formaggi anche molto particolari, ma si possono anche assaggiare questi Eros? Quindi entro. Questo pecorino si mangia con la crosta. No, si può comprare? Lei no. Perché no? Perché se deve far regalare. È molto meglio che un mazzo di fiori. Sicuro, regalatemi una caciotta con le rose. Ma... No, fiori, grazie. Allora Renzo, dove mi hai portato? Qui è un paradiso, guarda. Sì, siamo dalle sorelle, le tre sorelle. Tre sorelle, giovanissime, ne vedo solo due, dov'è la terza? Fare il formaggio. Io, senti, permettimi Renzo intanto di degustare, credo sia primo sale, giusto? Sì. Perché l'ho conosciuto insieme a Fabrizio. Primo sale è buonissimo. Ecco. Ma che cosa ha di speciale il pecorino qui a Vallo di Nera? È speciale perché pascoli incontaminati, la varietà di erbe, per cui si scelgono le erbe che devono mangiare e poi troviamo queste caratteristiche legate appunto a questa microflora delle erbe e automaticamente anche del formaggio. Un bacio all'improvviso, wow, che sa di fior di cacio, wow, mi sembra il paradiso, lo mangio e ve lo dico, che qui a Vallo di Nera fior di cacio è proprio top. Ma grazie, un saluto da me e gli amici vallani.